Le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri sono stazionarie, ma permangono critiche. Il paziente è sempre ricoverato presso il centro di rianimazione di questo ospedale, con supporto respiratorio e farmacologico al circolo, sedazione farmacologica di protezione e monitoraggio dei parametri emodinamici. Sono in corso ovviamente ulteriori accertamenti diagnostici terapeutici per guidare le scelte terapeutiche. Va detto che in questo tipo di patologia i tempi di assistenza rianimatoria possono essere prolungati e il decorso clinico è condizionato dai parametri clinici e strumentali che sono in costante rilevazione. La prognosi rimane riservata e il prossimo bollettino medico della ASL Roma 1 è previsto per le ore 17. Buongiorno. Come avete capito cosa ha originato l'arresto cardiaco? Il paziente ha avuto un brusco abbassamento pressorio che ha portato poi a un arresto cardiocircolatorio, per cui è stato, durante il trasporto in ambulanza, è stato portato in ospedale. Per questo motivo. I parametri di cui parlava come sono? I parametri sono in costante rilevazione e sono parametri condizionati dai supporti meccanici e farmacologici che stiamo istituendo, per cui consentono di ottenere le condizioni cliniche stazionarie, ma col supporto di queste misure terapeutiche. In queste condizioni si parla di coma? I pazienti che sono in assistenza ventilatoria meccanica sono ovviamente non coscienti, perché hanno anche in atto una sedazione farmacologica. Permesso, grazie.